rapide non è una gran cosa, ma confesso che ci tengo. È stata eretta in mio onore. Capirete. Dopo un anno mi portano i fiori. Guardate, non dovrei esserne orgoglioso e commosso. Cara Mariuccia, che ti ricordi ancora di me? Credi che faccia un po' di vento stasera? No, sono le mie dita che ti accarezzano i capelli, Mariuccia. Ma sono contento che tu possa correre per i monti di questa nostra terra. Una terra così arida, così povera. E forse è proprio per questo che noi l'amiamo, vero? E talvolta quando la nostalgia mi vince ci torno, come stasera. Vera, forse tu ti sei dimenticata di me. Forse ti sei sposata. Buonasera, signorina Vera. Mi sei rimasta fedele. E pensare che fu lei a farmi tornare qua al mio paese. Nome un po' buffo, lo riconosco. Quattro case sperdute in fondo alla Calabria. Ma ci sono accaduti certi fatti che, non perché ne sia stato io il protagonista, ma un certo interesse lo avevano. La cosa è incominciata così. C'ero io un anno fa su quella corriera. Venivo da una grande città e me ne tornavo a casa. Avevo bisogno di ritrovare la vita serena della campagna. Ma i tempi erano cambiati anche a Torrefondo. Facce turbe, animi accesi e divisi, tanto da farmi rimpiangere di aver accettato l'offerta di Vera. Perché dovete sapere che io sono, cioè, ero, per indole mite e conciliante. Non potevo vedere la gente litigare, odiarsi, per cose che con un po' di buona volontà. Quando la corriera si fermò, ero un po' emozionato. Queste le sue valigie? Sì, sono queste. Grazie. Arrivederla, ingegnere. Arrivederci.